Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Cinque sul Tubo, sono Vessel e quest'oggi voglio presentarvi Elcheon 6 Starbase Commander. Un titolo su richiesta questo, Nicolas Sciortino mi ha chiesto di provarci a fare una serie. Perché no? Proviamo a farci una serie, vediamo come va, se vi piace, se non vi piace. Già c'è il fatto di poter rinominare i personaggi, quindi è una cosa che mi attira tantissimo. Quindi facciamo proprio dall'inizio. Iniziamo una campagna. Scegliamo il livello di difficoltà normale, diciamo sarebbe il commander, sarebbe il normale. This is the way Elcheon 6 is meant to be played. Quindi perfetto, start game e proviamo. Allora adesso ci faremo anche il tutorial, ma pazienza. Ed ecco come inizia il gioco. In poche parole, l'Elcheon 6 Starbase è una base nel sistema Elcheon. Che succede? La flotta che era a difesa della Starbase se ne va, la flotta federale, e rimaniamo noi come comandanti della base. E qui inizia quindi il nostro gioco. La flotta federale, comandata dall'ammiraglio Brema Khandra, va dove riceve un segnale, diciamo, però si scontra con questi alieni. Praticamente non era un segnale federale, ma era un segnale lanciato da questa razza aliena. Ok, click on the highlight button to attack with questo qui. Iniziamo ad attaccare. Target, speaked alien, vediamo un po', questo qua. E questo è come funziona il combattimento con le astronavi. Quindi molto semplice, ora siamo abbastanza guidati. Quindi più che abbastanza siamo completamente guidati. Vediamo quindi come va, penso che loro facciano molto male. Target any enemy, io ritargetterei questo qua. Porco cane, mi sa che la cosa si fa seria. Vediamo un po' se riusciamo a ripararla un pochino. Ho qua un presentimento, questa cosa sia scriptata per perdere. Ma vediamo, no, forse no. Repair drone, facciamo un po' di repair e vediamo che succede. Uno almeno l'abbiamo steccato. Fuoco. E dai, sto riuscendo a combattere. Sto riuscendo. Sto per dire riuscivo abbastanza bene, invece la vedo abbastanza pagliosa adesso. Meno male hanno attaccato quest'altro. Allora, questo cos'è? Attacchiamo un nemico, attacchiamo lui. Ovviamente l'abbiamo bloccato. No. Di cattiveria. Dai, rimane solamente questo e abbiamo perso una nave. E finiamolo. Noi pensavo che invece si moriva. E invece vedo che non sono morto, anche se sono abbastanza mal ridotto. Rimaniamo con queste due navi. Ah cavolo, questi sono tutti i portali dei nemici. Siamo circondati. Dobbiamo fare un jump. Torniamo alla stazione Elcheon 6. E questo chi è? Oddio, è lo stesso pensiero mio. What is that? Cos'è questa cosa? Jump now. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Lost our hypercast link with Admiral Bracamara in 12esimo free. Ebbene, abbiamo perso tutti i contatti. E penso che qui inizia il gioco. Elcheon 6 Starbase Commander. Non sappiamo nemmeno che fine abbiamo fatto, se sono stati distrutti o no. Allora, con la 12esima flotta distrutta, beh, questo dice che sarà distrutta, e poche informazioni ricevute dalla Federazione, noi e il nostro equipaggio siamo da soli. In un territorio alieno ostile, e quindi con tra l'altro i rifornimenti tagliati fuori, e abbiamo bisogno di più equipaggio. Quindi noi quello che dovremmo fare è continuare l'esperimento che stava facendo l'ammiraglio Brema Khandra, e cioè di sbloccare il potere di questa stazione su cui noi in questo momento viviamo. Benissimo, allora scegliamo il nostro primo ufficiale.
Allora, vediamo un po' chi mettiamo. Come vedete, ogni personaggio ha le sue abilità che potranno essere sbloccate e un ruolo che cambierà il ramo delle abilità. Quindi scienza, tattico, ingegnere. Allora, praticamente le tre navi che abbiamo visto hanno ognuno queste funzioni. Mi interesserebbe la scienza quasi quasi. Quindi mettiamo per ora lui, poi gli cambieremo nome. Allora, Science Officer and the Most Creative Brilliant Officer. Ok, va bene. Space Combat. Comanderà le navi Scienza, e fino a qui non c'era un dubbio, che sono le più veloci nel colpire su tutte le tre classi. Quindi tattico, scienza e engineering. Confermo la scelta. Oh, e qua è dove ci svegliamo, appunto. Infatti ci dice sorry to wake you. Ok, e vediamo un pochettino quello che succede. Qui dovremo decidere di volta in volta come svolgere le azioni che avremo. In questo caso non mi arrendo. E quindi vediamo di difenderci. Allora, clicchiamo intanto sulle costruzioni, così vi faccio vedere piano piano quello che possiamo fare. Allora, dal codice Class Science Vessel scorrente di Holy Starship che possiamo costruire, perché abbiamo giustamente solamente un ufficiale di scienza. Quindi eccola qua. Diciamogli che la voglio costruire. Perfetto. E questo è anche come funziona la costruzione della nave. Torniamo allo Star Map. Mandiamo avanti il tempo, cosicché me la costruiscono. Aspettiamo un attimo che sia pronta, mentre questi rimangono qui. Ok, siamo pronti al lancio. Ed ecco la mia prima nave. Ora ancora non me l'ha fatta rinominare tutto il resto, ma va bene, l'avrei chiamato comunque Nicholas, il primo ufficiale che ho creato, in onore di chi mi ha chiesto questo titolo. Perfetto. Allora, oh, eccoci qua. Possiamo metterci solamente lui. To dispatch the ship. Queste sono le informazioni che abbiamo sulla nave. Questo è il nostro ufficiale. Per il momento non possiamo selezionarlo. E quindi andiamo nello Star Map e mandiamo la nostra flotta. Allora, la nostra flotta è composta da questa nave qui. Possiamo fare direttamente lancio a questo punto. Voilà. E attacchiamola. Vediamo finalmente il vero combattimento non scriptato. Quindi allora, colpo singolo. Questo serve per curare. Questo serve per mandare un virus. E io manderei invece un attacco classico. Cavolo, lui mi attacca la base. Attacca anche me. Vediamo a mandargli un virus che succede. Dovrei danneggiarlo un po', ok. Approfittiamone che è fermo. Che era fermo. Evade, grande. Non so se il mio faccione copre la nave che combatte, ma magari no. Madonna, è rimasto con uno. Addio, nave pirata. Evade. Addio, nave pirata. Stavolta l'ho presa. Ok, primo combattimento riuscito. Raccogliamo dei materiali e della materia nera, che serviranno poi per la nave, ma anche per il crafting, cosa su cui arriverò adesso. Abbiamo subito dei nuovi attacchi perché, mentre era finito l'altro combattimento, perché praticamente ci ha contattato il capo dei pirati dicendoci che questo territorio è suo e quindi vuole conquistare la nostra base. Vediamo se ci riesco però, perché qui il combattimento non è affatto semplice. Volevo farvi vedere, finito questo combattimento, se ce la faccio, altrimenti finirebbe qui la missione, quindi penso di riuscirci, come si modifica, tra le altre cose, la nave, o meglio, scusatemi, la Starbase, dato che potremo migliorarla. E voilà! No! Ho detto pure voilà! Con grande stile, voilà sprecato. Ora voilà.
Benissimo. Possiamo tornare cliccando qui e tornando a casa. A posto, risiamo nella nostra bella stazione. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Allora, queste sono le varie ricerche che possiamo pian pianino sviluppare. In questo caso, il gioco, ovviamente, siamo sempre in versione tutorial, ci consiglia di ricercare il Diotrium. Ci outbuild Diotrium Reactor. Ok, per dare potere alla stazione. Va bene, ricerchiamolo. E ora possiamo andare a vedere la Starbase, la cosa che volevo farvi vedere prima. Questa è la nostra stazione. Ora possiamo quindi esplorare, perché noi calcolate che questa qui è una stazione che proviene da da alieni, quindi non la conosciamo. Dovremo noi di volta in volta spostarci, quindi vogliamo esplorare questa stanza. Quindi ci mandiamo il nostro officer Lucas e confermiamo. Dov'è confirm? Ah, eccolo qua, non lo vedevo, sono diventato cieco. Benissimo, rimangono 3 giorni. Allora noi torneremo qua alla Star Map e manderemo avanti il tempo fino al 3° giorno. Aspettiamo, dovrebbe avvisarci lui. Ok, ecco fatto. È pronto, abbiamo fatto anche 3 punti esperienza e trovati 42 materiali. Perfetto, possiamo tornare qui. Perfetto. Costruiamo questo a questo punto, l'unica cosa che possiamo anche costruire, e voilà. Ed ecco come ci stiamo espandendo. Direi comunque di chiudere qua il video. Queste sono le basi di Alcyon 6 Starbase Commander. Se vi piace, io ci posso fare una serie. Ovviamente se vedo che non ha riscosso un successo, non è piaciuto, insomma, vedo insomma che non vi ha attratto, semplicemente lo lasciamo come video, come prime impressioni su questo titolo. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video del canale. Ciao!